Proseguono gli eventi oltre la Shoah, una serie di eventi appunto che è partita da fine gennaio. Oggi è la volta della giornata dei giusti. Siamo con l'assessore alla cultura e alla pubblica istruzione del Comune di Taranto, nonché consigliere di parità della provincia di Taranto, l'avvocato Gina Lupo. Allora, illustriamo questa giornata dei giusti. Come hai detto bene Luigi, è il terzo appuntamento, siamo partiti dal 27 gennaio con la giornata della memoria, con la giornata sugli eccidi, degli eccidi nell'Armenia e poi oggi parliamo finalmente della giornata dei giusti e per la prima volta non stiamo ricordando degli eccidi o dei genocidi, quindi ha un connotato positivo se vogliamo questa giornata perché oggi ricordiamo in tutto il mondo, grazie proprio a un decreto che l'Italia ha ratificato poi nel 2012, tutti coloro, i giusti, che hanno aiutato gli ebrei a scampare o altre nazionalità a scampare dagli eccidi, quindi si tratta di cittadini normali a cui a livello mondiale si vuole riconoscere un tributo e la ricorrenza internazionale ricorre proprio oggi 6 marzo a tutti coloro che hanno dato una mano agli altri esseri umani a liberarsi da una situazione appunto di tortura o genocidio che sia, quindi è una giornata molto importante. Quindi un impegno civile, un impegno sociale, un impegno morale che deve essere proprio preso in considerazione, considerato appunto come pietra miliare affinché altri atti di giustizia abbiano a ripetersi oggi in un momento in cui la xenofobia purtroppo sta pericolosamente dilagando. Perfetto, Luigi, ma anche un giusto tributo davanti a tutti i giovani che oggi hanno riempito la sala come hai visto, gli studenti, un giusto tributo a coloro che hanno rischiato la loro vita per salvare la vita altrui e una volta tanto non è una giornata alla memoria ma è una giornata attraverso cui si vuole dare un tributo a questi eroi, a eroi a volte anche rimasti sconosciuti, tranne qualche esempio di cui ne hanno parlato anche attraverso letteratura o anche attraverso il cinema, persone sconosciute che hanno salvato altri esseri umani e oggi si vuole dire ai giovani guardate, siate dei giusti anche voi, non tiratevi indietro, cercate appunto di aiutare gli altri. È una giornata meravigliosa oggi, se poi sarà coronata come mi auspico, dalla posa in opera nella villa qui alla Ricce Savasso, di una lapide, di un ricordo proprio della giornata dei giusti. Per la prima volta tanto ci sarà anche una piazzetta dedicata a questa giornata.